Di fatto rallenta il proprio percorso di studi, oppure l'altra ipotesi che è stata messa sul piatto è quella di attivazione di percorsi specifici di lauree magistrali che siano abilitanti all'insegnamento. In questo caso, permettetemi di condividere con voi una perplessità che riguarda soprattutto le aree scientifiche, dove immagino che una persona che ha acquisito una laurea triennale in ingegneria, in fisica, in chimica, in matematica, eccetera, mi risulta difficile immaginare come possa al termine della triennale optare per una magistrale che dà come unico sbocco lavorativo quello dell'insegnamento. Perché è chiaro che per la nostra esperienza, poi mi posso sbagliare, però la maggior parte degli studenti maturano la scelta di voler diciamo, misurarsi anche con la possibilità di insegnare alla scuola al termine della magistrale, cioè quando poi una volta che hanno completato il proprio percorso di studi, magari iniziano a mandare curriculum, a sperimentare tutto quello che il mercato del lavoro offre e dentro questo mondo anche ovviamente la possibilità di insegnare. Quindi, come dire, ci sono tanti discorsi che adesso vengono chiamati in causa da questa riforma. È una riforma che serve perché chiaramente bisogna definire un sistema univoco. Poi noi come FLC crediamo molto in un ruolo anche della università insieme alla scuola nella formazione in ingresso degli insegnanti, però è un tema anche delicato rispetto al quale mi auguro che non ci sia un approccio, diciamo, troppo superficiale che poi rischierebbe di ledere alla fine gli studenti stessi, insomma, con percorsi che di fatto producono fuori corso senza poi dare, come dire, invece magari gli strumenti che sarebbero utili a chi vuole entrare nella scuola. Grazie. Grazie mille. Cioè, certo, il problema della tempistica con cui verranno acquisiti questi ulteriori 60 crediti e anche dei costi che questi richiederanno, perché sicuramente sì, non si sa bene appunto quando dovrebbero essere svolti, se prima o dopo la laurea, saranno una tematica importantissima. E riguardo a questo c'è anche il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, che ha appunto raccomandato che questi 60 crediti, cioè che il peso sia economico che tempistico di questi 60 crediti, non ricada direttamente sugli studenti. E, sì, sarà sicuramente uno dei temi più È sicuramente un importanti. appello condivisibile anche perché l'università, per erogare dei percorsi formativi che abbiano anche una solidità, no? Cioè un'offerta valida, ovviamente non possono farle a costo zero. Quindi, come dire, è fondamentale, se noi chiediamo all'università di formare i futuri insegnanti, dobbiamo dare anche all'università le risorse perché questa formazione la possano erogare in modo adeguato e non poi scaricare i costi appunto sugli studenti. Penso che in questo senso il PNR dovrebbe essere uno strumento importante, ma ahimè, andando a leggere tra le righe la parte che riguarda la riforma del reclutamento, vediamo che lì, come dire, non sono allocate le risorse che invece noi ci aspetteremmo. Quindi, per quanto ci riguarda, cercheremo di spenderci sul pezzo istruzione e anche col MUR perché invece si investa, sulla formazione in ingresso, che guardate, è fondamentale perché, come in tutte le professioni, la formazione proprio quella più orientata alla dimensione laboratoriale di tirocinio, quella proprio più professionalizzante, è importantissima e non può passare assolutamente in cavalleria. Va bene, grazie mille. Io adesso passerei la parola alla professoressa Rizzo in modo che ci illustri come è strutturato il PF24 a Pavia, più in generale come è strutturata la possibilità di ottenere i 24 crediti per l'insegnamento. Grazie senatrice per avermi dato la parola. Io, se mi lasciate condividere lo schermo, ho preparato una breve presentazione fondamentalmente per sintetizzare e non perdermi troppo nei vari punti, nei vari aspetti. Dunque, posso sorvolare sulle prime diapositive perché la relatrice che mi ha preceduta ha già spiegato qual è stato l'iter
con il quale sono stati istituiti questi 24 CFU, che in questo momento, non parliamo del futuro, e parlare del futuro ci vuole sempre la sfera di cristallo, perché finché non esistono anche poi i veri decreti attuativi è difficile capire che cosa si vuol fare, in quale direzione si vuole andare. Dopo qualche ipotesi potrei farla anch'io, ma la facciamo alla fine. E come appunto diceva la dottoressa che mi ha preceduto, e sono stati identificati gli ambiti in cui questi 24 crediti formativi devono essere maturati, e naturalmente la necessità di inserire le competenze di didattica digitale e informatica con il Covid, quindi con la pandemia, e la necessità di fare una didattica o totalmente a distanza o anche mista è diventata una diciamo necessità imprescindibile. Ce ne siamo resi conto noi come docenti universitari, e credo che anche la scuola secondaria abbia sofferto di questa improvvisa necessità di competenze di tipo digitale. Quindi chiunque voglia intraprendere la professione di insegnante a tutt'oggi deve possedere questi 24 crediti. Parte di questi possono essere acquisiti in modalità telematica. Ne approfitto per dire che proprio in seguito alle esperienze fatte con la pandemia, l'Università di Pavia ha deciso per l'anno accademico 21-22 di erogare anche i 24 CFU che servono appunto per il PF24 in modalità mista, così definita blended, cioè corsi erogati in aula ma contemporaneamente in streaming, sia per favorire tutte quelle categorie di studenti fragili o con difficoltà di vario genere che possano rendere difficile la frequenza in presenza, sia perché effettivamente è ancora una modalità che può essere utile. Quindi per quest'anno accademico è stato richiesto questo tipo di impostazione. Ci sono poi, bisogna aggiungere, lauree, master di primo e di secondo livello, dottorati e scuole di specializzazione che nel piano di studi già prevedono o tutti o alcuni di questi insegnamenti che sono richiesti e che, come abbiamo visto, sono divisi per aree tematiche. Ci sono poi due categorie a cui non è richiesto il conseguimento dei 24 CFU, e sono i docenti abilitati e i docenti che intendono partecipare al concorso straordinario e possiedono già almeno 3 annualità di servizio. Se invece questi docenti non dovessero poi vincere il concorso straordinario, devono acquisirli per poter accedere all'abilitazione. Possiamo andare oltre e andare a vedere quali sono i percorsi di riconoscimento che sono attivati presso l'Università di Pavia. L'Università di Pavia attiva delle finestre temporali durante le quali vengono riconosciuti i CFU conseguiti dagli studenti o dagli studenti attualmente iscritti all'Università di Pavia o dai laureati all'Università di Pavia o dai laureati in altri Atenei che però abbiano ottenuto gli ultimi CFU in ordine temporale presso l'Università di Pavia. Cioè alcuni di questi CFU, gli ultimi, devono essere stati già svolti anche solo come corsi singoli, cosa che si può fare presso il nostro Ateneo. In caso di esito positivo di questa istanza, l'università riconosce ed emette quindi la certificazione dei 24 crediti. In caso di esito negativo, lo studente può o portare a termine il conseguimento dei CFU che mancano, e questi CFU gli vengono segnalati nel momento in cui l'università restituisce l'esito negativo, però spiega quali sono i CFU mancanti. Oppure possono iscriversi a un ulteriore percorso di riconoscimento nell'altra finestra temporale, oppure possono iscriversi a tutto l'intero percorso PF24. Naturalmente io i riferimenti legislativi li ho segnati, ma non sto ad annoiarvi con i numeri dei decreti e via dicendo. Altra cosa invece è proprio il percorso formativo del PF24,
che è valido sia per gli studenti iscritti all'Università di Pavia, sia per i laureati che si sono laureati all'Università di Pavia, sia per i laureati di altri atenei. Quindi è aperto a tutti, a prescindere dal numero di CFU inerenti al percorso che qualcuno potrebbe aver già maturato durante il suo corso di studi. Alla fine di questo percorso formativo, lo studente, studentessa che abbia conseguito tutti i 24 crediti avrà la certificazione. Se invece non li avrà tutti e 24, si ripropongono le ipotesi di prima. Quindi lo studente può conseguire i CFU mancanti, può iscriversi a un secondo percorso di riconoscimento oppure si iscrive nuovamente al percorso PF24. Diciamo nel dettaglio, a proposito delle aree, le aree che sono state identificate, pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche, non devono essere, diciamo, percorse tutte e quattro, ma è necessario avere 6 crediti in almeno 3 di queste 4 aree. Quindi non tutte e quattro, ma almeno 6 crediti in almeno 3 di queste 4 aree. E anche questo secondo il decreto. Per quanto riguarda l'Università di Pavia, abbiamo una tabella degli insegnamenti che rientrano appunto nella rosa in cui può scegliere il candidato i suoi 24 CFU. Questa che io vi proietto aggiornata all'anno accademico 21-22, quindi è l'ultima, la più recente, e comprende sia la definizione del settore scientifico disciplinare, sia l'ambito, sia il dipartimento che eroga questi insegnamenti e per quali classi di insegnamento sono validi tutti questi corsi. Non sto a leggerveli tutti perché sinceramente sono tanti. Li abbiamo all'interno del Dipartimento di Fisica, di Giurisprudenza, di Matematica, di Musicologia, di Scienze della Terra e dell'Ambiente, di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento. A proposito, rientrano anche all'interno del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense e di questo ringrazio la professoressa Cusella, che potrà essere più esaustiva di me perché è proprio il suo ambito, sia il Dipartimento di Studi Umanistici, con naturalmente tutta la parte legata soprattutto alla psicologia, alla pedagogia. Penso che se volete questa tabella la possiamo poi pubblicare, ma ad ogni modo è reperibile. Storicamente, le finestre temporali del 19-20 e del 20-21 hanno visto valutazioni delle istanze da parte di 48 studenti nella finestra 19-20 e di 22 nella finestra 20-21. Da parte del comitato di gestione ne sono stati esaminati 40 e poi 118, quindi praticamente 140 sono stati riconoscimenti totali o parziali. A volte ci possono essere delle irregolarità di tipo amministrativo perché magari la documentazione presentata non è completa, però gli studenti possono sempre ricorrere alle segreterie e anche al COR per avere dei supporti nel momento in cui si trovassero incerti su qual è la strada migliore. Per quanto io abbia visto che sul sito è spiegato bene qual è la documentazione da presentare, quali sono i moduli e quindi tutto sommato, perdendoci un attimo di tempo, a me sembra che invece l'iter sia sufficientemente chiarito. Qualora non lo fosse, vi prego di segnalarcelo in modo tale che possiamo migliorare tutti gli aspetti che sono ancora appunto suscettibili di miglioramento. Abbiamo poi un calendario nel quale è definito molto bene quali sono i tempi per ogni singolo processo amministrativo che deve essere portato avanti e quindi quando avvengono le immatricolazioni, i riconoscimenti, quando vengono inviati gli esiti e
e tutto il lavoro che appunto c'è dietro. Vorrei sottolineare, perché oggi proprio ho ricevuto una richiesta di chiarimento da parte di una studentessa, il riconoscimento del credito avviene sempre dopo il conseguimento di un esito positivo a un esame. Le attività nel quale viene coinvolto il comitato di gestione riguardano la revisione e la correzione dei bandi, il controllo che il sito sia sempre aggiornato, il coordinamento dei docenti coinvolti sotto il profilo della didattica e degli appelli d'esame, i riconoscimenti di quelle finestre temporali di cui abbiamo parlato, la revisione e correzione dei verbali, la creazione di quella tabella degli insegnamenti disponibili che vi ho illustrato velocemente e la presa in carico di tutte quelle problematiche o questioni particolari che non rientrano nella generalità ma che vanno analizzate una per una. Qual è il futuro? Allora, io ho letto con molto interesse un così definito libretto azzurro che è stato prodotto a valle del convegno della Cruigeo nel giugno del 2020. E perché è interessante? Perché riguarda proprio quali sono le sfide che si collegano alla strutturazione del percorso della professione di un insegnante e una delle ipotesi che secondo me potrebbe avere una sua validità è quella di inserire i 60 crediti in un master. Siccome con l'ultima decisione parlamentare ci sarà la possibilità di accedere contestualmente a un corso di laurea e a un master, questa potrebbe essere una soluzione di un certo tipo di interesse, di praticità, perché lo studente contemporaneamente segue il suo percorso di studi e consegue i crediti del master. Quindi direi che tutto sommato non scarterei del tutto anche questa ipotesi. Altra ipotesi che stiamo perseguendo invece presso il nostro Ateneo è quello del riconoscimento attraverso gli Open Badge. Gli Open Badge sono attestati digitali di conoscenze o competenze acquisite. Hanno una validità internazionale perché vengono erogate attraverso la certificazione di una particolare piattaforma e per il momento è allo studio questa ipotesi perché ancora non tutti gli Open Badge sono collegati all'erogazione di CFU. Quindi bisogna capire come arrivare a ottenere un'equipollenza fra appunto un Open Badge che ha richiesto un certo numero di ore di studio o di frequenza a un corso particolare e appunto la validità poi riportata in CFU. Io con questo ho finito. Vi ricordo che noi abbiamo un servizio post laurea che è molto ben gestito dalla dottoressa Esther Faroni, che è disponibile a dare ogni tipo di chiarimento, ovviamente, e quindi nel caso dovesse risultare utile, potete certamente rivolgervi anche a lei. Se avete domande non troppo tecniche, potete rivolgervele. Grazie mille professoressa Rizzo. Prima di cedere la... No, facciamo magari se non passa troppo tempo, se loro hanno... Sì, che volevo farle alla fine. Però, okay. Sì, se avete delle domande potete farle ora, altrimenti aspettiamo dopo anche online. Chi ha delle domande può farle oppure scriverle in chat. Intanto dico soltanto che ho mandato in chat i tre link al quale abbiamo fatto riferimento in precedenza. Il primo è l'applicazione della FLC per verificare le classi di concorso a cui è possibile accedere. La seconda è la pagina del PF24 dell'università sul quale trovate anche il video al quale facciamo prima riferimento. E il terzo link è invece quella tabella interessante che ci ha mostrato la professoressa Rizzo in cui si vedono i corsi erogati dall'università riconosciuti ai fini del PF24. Quindi trovate tutti e tre i link per chi è in presenza. Li trovate comunque con una ricerca su Google, magari li pubblicheremo comunque sul nostro profilo Instagram in modo tale che lo trovate anche lì. Sono tutti questi tre link. Sì, prego. Devo fare il microfono.
Aspetta, ti portiamo il microfono, se no a casa non sentono, e neanche qua. Okay. Buonasera, si sente? Sì. Vorrei chiedere un'informazione riguardo del coding che ho sentito. Volevo chiedere, per gli studenti che avessero già acquisito i 24 CFU con il riconoscimento proprio dell'Università di Pavia, quindi in 3 ambiti su 4, vorrei sapere se ad oggi è possibile con questi accedere alle GPS che sono state menzionate o fin da subito è necessario integrare questo coding di cui si è parlato all'interno dei 24. Non so esattamente chi vuole rispondere a questa domanda, ma per quanto posso intuire io, se li avete già raggiunti i 24 crediti necessari, non c'è la previsione di una aggiunta in più. E un altro discorso sarà invece quello, che certamente verrà affrontato, dell'educazione continua anche in ambito di insegnamento secondario, come per esempio l'educazione continua che hanno i medici per mantenere un aggiornamento verificato e verificabile. Però una volta che uno ha acquisito i suoi 24 crediti, fin tanto che la normativa è questa, non è che si può dire no, 7 ne mancano altri 4, in competenze digitali ricomincia da capo, quindi no, non lo trovo. Vorrei invece approfittare un attimo, perché mi hanno chiesto se si possono inserire questi crediti come esami sovrannumerari. Sì, fino a 24 crediti è consentito appunto aggiungere dei CFU sovrannumerari. Potete anche metterli tra gli esami a libera scelta se il vostro piano di studio li prevede. Sì, prego. Buonasera, io in realtà di domande ne ho parecchie. Allora, la prima è sul coding. Al momento non c'è la possibilità di, cioè non esistono ancora percorsi di laurea o corsi di studio che voglio dire. Quali sono gli esami che possono dare la possibilità di acquisire dei CFU nella categoria coding? Non c'è ancora questa possibilità, è corretto? Finché non arriva una definizione dei percorsi e soprattutto dei contenuti, perché forse rispetto agli interventi super esaustivi che hanno fatto le precedenti due relatrici, posso aggiungere solo questo. È vero che ci sono degli elenchi di esami superati i quali, acquisiti i quali si hanno i crediti per poter aver convalidato il percorso formativo 24 crediti, che ne bastano 18 su 24. Questo vale per diversi settori scientifici, cioè diversi settori nei quali si andrà a insegnare. Però di solito non tutti i corsi di laurea 3 più 2 che si fanno a Pavia comprendono tutti gli esami necessari. Credo che Scienze Motorie faccia eccezione, perché negli ultimi anni abbiamo fatto in modo che durante il corso vengano erogati tutti i 18 crediti che servono. Questo è vero soprattutto per la sede di Voghera. A Pavia manca un esame che si chiama complementi di pedagogia e psicopedagogia, che può essere acquisito nell'ambito del corso. Quindi questi studenti si ritrovano già con, di fatto, per quella che è la normativa odierna, i 18 crediti su 24 acquisiti per poter andare ad insegnare ovviamente in 029 e 030, cioè in due specifici settori. Non credo, non mi risulta che esistano altri corsi che danno i 18 crediti completi. Chiaramente se uno poi ne acquisisse 24, anche andando da una facoltà all'altra, cioè scegliendo altri esami, penso che a quel punto avrebbe coperto tutte le esigenze di qualunque ambito di insegnamento. Però c'è da dire una cosa, persino in scienze motorie comunque ci deve essere nell'ambito del syllabus, quindi nei requisiti di quell'esame specifico, dei contenuti che siano per esempio nell'ambito delle scienze motorie, teoria tecnica e didattica dell'insegnamento delle attività motorie, che è una cosa diversa da teoria tecnica e didattica dello sport. Anche perché se adesso, come è, si sta aprendo la scuola primaria
ai docenti di attività motoria, e dal prossimo anno ci saranno laureati in scienze motorie che potranno andare a insegnare alla quinta elementare, e questa è abbastanza una rivoluzione, poi si dovrebbe passare alla quarta, alla terza e così via. Insegnare a un bambino di quinta elementare non è come insegnare a un bambino di prima elementare, e non è che l'attività motoria in quel caso è vado a far fare la partita di pallavolo ai piccoli invece che a quelli più grandi, e quindi lì c'è tutta una competenza di psicopedagogia e di come diciamo far sì che i bambini approccino l'attività motoria come un gioco, perché a quell'età deve essere un gioco. Cioè, queste non sono le selezioni giovanili del CONI, questa è l'attività motoria che, specialmente in un ateneo come questo, in una facoltà come la preventiva e adattata, vuole mettere in campo. Lo sport è salute, attività motoria è salute, e si fa per stare insieme, per giocare, perché siano, come dire, escluse le discriminazioni sulle diverse abilità, perché i bambini crescano sani. E fino adesso anche un po' ci sono state invece storicamente magari iniziative un po' più mirate a selezionare con i giochi della gioventù, cioè va bene anche quello, però è un'altra cosa. Quindi nell'ambito di specifici corsi bisogna anche andare a vedere i contenuti di quel corso. Ecco, su Pavia, grazie anche all'interessamento e alla particolare attenzione della governance, cioè, si cerca il più possibile di andare a questo. Capite bene che si tratta anche di cambiare un po' gli ordinamenti, di cambiare i contenuti, di trovare i docenti adatti, quindi stiamo cercando un po' di accelerare. Così come vi posso dire, vengo da un'altra riunione su un argomento, anche su questo argomento, cercare di far avere ai ragazzi delle competenze pratiche, magari attivando dei tirocini con gli uffici scolastici regionali, in modo che ci sia anche un modo di prepararsi all'attività pratica, e poi magari far fare ai ragazzi sia la laurea, cioè proprio l'elaborato del triennio e della magistrale in questo ambito. Cioè, stiamo cercando di muoverci, il problema è che non abbiamo ancora capito bene che cosa che verrà incluso e che cosa no, perché questa cosa per esempio dei 60 crediti è abbastanza spiazzante. Attualmente si chiede di far fare un percorso abilitante a costo zero, giustamente, cioè ci sono le minime spese di iscrizione, ma se i crediti diventano 60, poi significa che comunque uno deve farsi il 3 più 2 più 2 anni, speriamo che quello che diceva la nostra prorettrice si verifichi, cioè che si possa fare un master associato a, però alla fine il percorso per andare ad insegnare in una prima elementare sta diventando, cioè se non ti prendono a scuola vai a dirigere il CERN di Ginevra, perché insomma più o meno le competenze sono quelle. Allora credo che tra l'altro la scuola abbia bisogno di persone nuove, preparate e motivate domani mattina, non fra 10 anni. E se cominciamo a fare un percorso più lungo, però ecco, a tutto questo diciamo noi siamo molto attenti a cercare di cogliere qual è l'aria che tira, poi però dobbiamo fare anche i conti con gli ordinamenti e cerchiamo un attimo di annusare l'aria e andare in una certa direzione. Certo, se poi uno vuole andare a fare l'insegnante di educazione motoria nella scuola e se anche fatto la laurea del triennio e la tesi della magistrale nell'ambito, magari con un po' di attività pratica, sicuramente facciamo un buon servizio alla formazione, all'ateneo, e da tutte e due le parti, sia dal punto di vista dei bambini che avranno quel docente, sia dal punto di vista della preparazione di quel docente. Purtroppo, come al solito, bisogna prepararsi a qualunque evenienza, è come lavorare in pronto soccorso, cioè non sai mai cosa ti arriva, però. Per aggiungere polemica vorrei dire che è anche difficile pensare che un ragazzo alla fine della triennale pensi di fare laurea magistrale più master per andare a insegnare, quando magari poi va a finire, cioè con la prospettiva di guadagnare la metà di quello che potrebbe guadagnare altrimenti. Penso in particolare, io faccio matematica, l'insegnamento è visto come un ripiego soprattutto per motivi economici. Lei ha assolutamente ragione, perché appunto venivano fuori dei dati oggi che sono per un insegnante di educazione fisica a progetto, quindi uno che diciamo si affianca al docente di scuola che è di ruolo, parliamo di compensi che vanno intorno ai 600 euro, di retribuzione su un progetto di un anno dati in due tranche. Se volete ridere potete anche.
per un insegnante di ruolo si comincia a parlare di 1200 euro, che non è che proprio sia, come dire, il massimo della vita, cioè meglio di niente, meglio che fare l'istruttore in sala pesi, però non è il massimo della vita. Quindi credo che, come al solito, dobbiamo fare un po' i conti sul fatto che se continuiamo così, poi tutti i nostri laureati se ne vanno in Germania, o cioè vanno, quindi, però adesso sembra che ci sia questa sensibilità diversa nel cercare di voler sistemare un po' di cose finalmente col PNRR, soprattutto immagino grazie al fatto che dei soldi arrivano, perché poi il problema è sempre quello, quelle riforme a costo zero. Un'altra domanda un po' più tecnica era diciamo riguardo le classi di concorso, cioè la laurea in matematica ad esempio dà accesso a diverse lauree di concorso che poi sono soggette anche ad altri limiti in base ai crediti acquisiti in scienze, in fisica, sì, eccetera. La mia domanda è: nel caso in cui nei miei PF24 metto metodologie didattiche specifiche della matematica, questo può essere di fatto controproducente nella possibilità di partecipare alle altre classi? Allora, io non sono ferrata in matematica per diversi motivi, nel senso che già è una disciplina in cui di per sé non sarei stata in grado di insegnare, ma soprattutto non è l'ambito di cui mi occupo. Però da quello che ho visto con le scienze motorie dipende proprio da quanto c'è scritto all'interno del syllabus di quel particolare corso di laurea, ed è per questo che per fortuna anche qui in Ateneo, se si fa una domanda di riconoscimento di un esame, quantomeno si ha, come diceva la professoressa Rizzo, la certezza che poi quella cosa possa essere riconosciuta per quell'ambito. Quindi la domanda io la farei anche in modo ampio, cioè magari non su 18 crediti già fatti, ma su 24, no, cioè, per avere anche una consulenza su ma poi quali sono gli ambiti, perché magari a quel punto mi iscrivo a un PF24 e mi acquisisco quegli altri 4 crediti che mi mancano per dire ok, però ho una rosa di possibilità in più, visto che poi giustamente si va nello specifico. Però ecco, rispetto a questo chiedo anche conforto alle altre due relatrici, che soprattutto a chi è direttamente proprio a contatto poi con l'altro versante, cioè il mondo scuola, che ha magari delle problematiche che io poi non conosco in dettaglio. Sì, la normativa praticamente non è che pone dei vincoli molto stringenti, cioè alla fine il decreto 616 dice che è obbligatorio acquisire questi crediti in almeno 3 dei 4 ambiti, no? E quindi, come dire, se vengono acquisiti nell'ambito della pedagogia, della psicologia e dell'antropologia, teoricamente sono spendibili per qualsiasi classe di concorso. Se vengono acquisiti nell'ambito delle metodologie quei crediti, quei settori scientifico-disciplinari afferiscono l'insegnamento di una disciplina, ma poi non l'insegnamento di un'altra disciplina a cui comunque si accede con la laurea magistrale, certo in quel caso sarebbe un problema, però, poi alla fine per questo forse la scelta più saggia per chi ha un titolo di studio che è spendibile su più classi di concorso e anche cercare di orientarsi verso percorsi nel percorso formativo da 24 CFU, comunque l'acquisizione di crediti nei settori che sono spendibili su tutte le classi di concorso, che poi comunque sono affini, che ne so, facciamo un esempio. La laureato, la studentessa, non so, parlava di matematica, no? Allora, se poi si acquisiscono dei crediti nella didattica della matematica, è chiaro che poi quei crediti sono riconosciuti sia per la classe di concorso di matematica e scienze, che sono la 28 nelle scuole medie, che matematica e fisica nella secondaria di secondo grado. Non è che non ti verranno riconosciuti. Quindi, in questo senso, non c'è una rigidità proprio fortissima, tanto più quando verrà introdotto anche il coding. Comunque poi confermo assolutamente quello che dicevate prima, non è che questa normativa sarà retroattiva. Chi ha conseguito i 24 crediti li ha conseguiti, punto e basta. Chi li acquisirà da quel momento in poi potrà acquisirli anche nei settori che verranno inseriti nel decreto
quali ambiti, che so, Inf 01, ho letto qualcosa, Inf 05, quindi comunque i settori che afferiscono l'informatica, ecco, però è una cosa che non sarà assolutamente retroattiva. Niente, questo, poi per il resto, insomma, avete già detto voi le preoccupazioni su questa futura riforma, veramente speriamo che ci siano un po' di risorse perché, come dire, nell'ambito scientifico, dove ovviamente c'è un mercato del lavoro che comunque è molto più frizzante e dà buone chance, effettivamente la scuola ha molte difficoltà a reperire le professionalità che siano interessate a insegnare, perché chiaramente, visti gli stipendi, la situazione è quella lì. Aggiungo solo una riflessione, che guardate che anche sulla scuola primaria questo inserimento degli insegnanti che sono laureati nell'ambito delle scienze motorie, se fatto come effettivamente attualmente prevede l'articolo 109 della legge di bilancio, un pochino ci preoccupa, perché comunque è un'operazione fatta a organici fermi, cioè anziché dire abbiamo bisogno di professionalità aggiuntive nella scuola, quindi affianchiamo il docente che ha la laurea in scienze motorie in aggiunta al docente che è già abilitato per l'insegnamento della scuola primaria, il calcolo delle cattedre che verranno date ai colleghi di scienze motorie viene fatto sulla base dei pensionamenti dei docenti di scuola primaria. Quindi capite che noi facciamo uscire un insegnante che ha una preparazione a tutto tondo, cioè che può insegnare dalla didattica dell'italiano, della matematica, alle scienze motorie, e poi entra uno che però fa solo scienze motorie. Quindi, come dire, può diventare un problema all'interno di una scuola una situazione di questo genere. Noi ci auguriamo che veramente il legislatore, se vuole valorizzare un ambito, ben venga, però senza andare un po' a erodere gli organici, anche perché, guardate, poi peraltro nella primaria c'è la laurea a ciclo unico in scienze della formazione, uno dei pochi percorsi che veramente funzionano sul piano delle competenze professionali. Quindi, come dire, ce Va l'abbiamo bene. tanto a cuore. No, anche noi, però se posso rispondere su questo punto. Allora, i nostri laureati non è gente che sta in palestra e va a No, no. insegnare. Allora, siccome esistono dei requisiti richiesti, i nostri li soddisfano. Io capisco questo discorso delle, come dire, sostituzione d'organico, ma non è una sostituzione d'organico. Dipende dal fatto che se vanno in pensione alcuni docenti che hanno determinate caratteristiche e che, se permette, a questo punto non hanno una preparazione, dal mio punto di vista, di docente di scienze motorie sull'attività motoria dei bambini, non c'è solo l'aspetto psicologico e pedagogico che è importantissimo, c'è l'aspetto sostanziale del che gli faccio fare. E al momento io capisco Potremmo dire l'affiancamento, rispetto alla didattica però inglese, che ne so, è stato tolto lo specialista di lingua inglese alla primaria, che pure no, invece, vabbè, ma per allora era soltanto esempio. un'osservazione per dire che, se guardiamo quello che è stato fatto nelle diverse riforme in cui si è smontato e rimontato, smontato e rimontato, non ne usciamo più. Però ecco, quello che volevo soltanto precisare è che, quando mi riferivo a cose molto specifiche, è perché l'università fa molta attenzione ai contenuti dei corsi che eroga. Quindi, per esempio, se vuoi fare scienze motorie e poi vuoi andare ad insegnare a scuola, che poi sia la primaria, la secondaria, si vedrà, è Certo. chiaro che ti bastano 18 crediti. L'antropologia, se non la fai, è uguale, perché comunque nell'ambito del corso ci sono dei cenni a questo. Ma se vuoi fare appunto matematica e vuoi avere più chance, è meglio che fai 24 crediti e cerchi di averne di più, anche perché comunque appunto poi in futuro quanta gente va in pensione più o meno lo si può prevedere, quanti bambini nasceranno se continuiamo così, pochi, e quindi il problema è che comunque non è una sostituzione di organico, lo Stato ha comunque deciso di non riassegnare i posti perché, rispetto al numero di bambini nelle classi, ci sono troppi docenti attualmente, cioè ormai tendono a fare, da un lato parlano di miglioramento della qualità dell'insegnamento, dall'altro fanno classi di 30 persone, per cui se abbiamo un docente invece di sostituirlo,
e fare classi da 20, fai classe da 30. Quindi, però, questi sono tutti problemi che temo non riusciremo noi a risolvere qui stasera. Quindi direi che è più importante rispondere alle domande dei nostri ragazzi. Poi ci adegueremo al meglio a quello che ci toccherà fare. Va bene, grazie. Diamo un po' di spazio alle domande online. Simone. Ora leggo magari tre domande. La prima è diretta per la professoressa Rizzo. Valentina ci chiede se è possibile ricevere le slide. Quindi se vuole subito al volo. Non so se sono pubbliche. Allora, in tutta sincerità io ritengo di sì. Non so con quale modalità possiamo diffonderle però. Sono nel senso che magari le mettiamo sul sito. Perfetto. Facciamo una cosa più... per tutti, ecco, e non solamente per chi le richiede. Sì, Silvana, sicuramente sul sito del PF24, sul sito ufficiale di Ateneo, c'è tutto ormai. Anzi, se hanno qualche domanda e lì non trovano la risposta, ce lo facciano sapere, perché l'idea dei filmati e delle registrazioni era proprio questa. Cioè, quelli sono già stati fatti sulle FAQ. Man mano che ci saranno altre domande a cui non siamo riusciti a rispondere perché non abbiamo pensato che potesse essere una domanda, verranno implementati, quindi sicuramente sul sito si trova tutto, incluso la tabella, incluso quindi... E alcune domande che sono state fatte in chat sono proprio molto, molto ad personam, diciamo, quindi magari a queste possiamo rispondere in maniera un pochino più generica. E la studentessa o lo studente che chiede se deve già scegliere questo percorso, inserire 24 crediti nel momento in cui si iscrive, diciamo non nel momento in cui si immatricola, ma nel momento in cui stila il suo piano di studi, e questo sicuramente. Un'altra domanda che ho letto riguarda se il laureato che si iscrive al PF24 deve pagare una quota. Penso di sì, anche se io non sono in questo momento in grado di dirvi di quanto è. Diciamo che siamo sotto i 100 euro, ma è una questione proprio di cose amministrative. Posso rispondere io? Allora, per gli iscritti all'Università di Pavia e anche per i laureandi dell'Università di Pavia e per gli iscritti al dottorato, sempre all'Università di Pavia, il PF24 si paga solo la prima rata, che corrisponde a 50 euro più 16, quindi 66. Invece, per chi non risulta iscritto all'Università di Pavia, ci sono c'è una rata successiva da pagare, una seconda rata, che è divisa in 4 scaglioni in base all'ISE. Quindi complessivamente, comunque, anche per i non iscritti all'Università di Pavia, non mi pare si superano i 400-500 euro. Che sì, diciamo che conviene fare i 24 CFU mentre si è iscritti all'università, questo assolutamente. Poi se farli al primo anno, se farli successivamente, dipende anche da quello che si vuole fare nella propria carriera lavorativa, ecco. Leggo magari qualche domanda, alcune ha già risposto la professoressa Rizzo, questo penso abbiamo già risposto. Giulia chiede se è possibile inserire gli esami come sovrannumerari, mi pare che abbiamo già detto di sì. Sì, abbiamo detto di sì. Esatto, poi Natalie invece fa una domanda molto specifica, non so insomma se possiamo rispondere, comunque dare le indicazioni. Lei chiede quali siano gli esami appartenenti all'area geo che gli studenti dell'area biologica nel bando dovrebbero aggiungere. Aggiungo un'altra domanda, così cerchiamo di rispondere più di una insieme. Federica chiede invece se viene riconosciuto il conseguimento delle CDL. Non so chi vuole rispondere. Le CDL sicuramente no. Al momento no, e probabilmente neanche in futuro, nel senso che la raccomandazione del CUN, cioè del Consiglio Universitario Nazionale, sugli esami di coding riguarda soltanto gli esami di ingegneria informatica, Ing.Inf 01 e 05, quindi è probabile che alla fine i settori scientifico disciplinari non riguardino le CDL, ma riguardino effettivamente delle materie che non sono interdisciplinari, ma sono molto specifiche per alcuni corsi, ecco. Qual era l'altra domanda? Scusate che ho... Natalie ci chiedeva quali sono gli esami appartenenti all'area geo
che gli studenti dell'area biologica del bando dovrebbero aggiungere. Forse direi anche come lo studente può verificare questa cosa, così che... Beh, direi che questo sul sito c'è, perché sicuramente nessuno di noi si ricorda tutti gli esami che farebbero parte del raggruppamento necessario per conseguire i 24 crediti, anche perché sono, ripeto, molto specifici. Però credo che visitando il sito dell'Ateneo ci siano, e poi comunque sia può sempre scrivere, il professor Sarizio citava Lester Bernardi, che è una segretaria fantastica, ne sa tutte, quindi diciamo che indipendentemente dall'iscrizione, se uno ha proprio un dubbio e vuole che qualcuno gli dia un'occhiata al curriculum accademico per sapere informalmente se poi di 24 ne deve fare 20 o tutti e 24 oppure nessuno, credo che insomma anche la commissione stessa. Sì, ma ricordo anche la funzione del COR, perché il centro orientamento, esatto, serve proprio a supportare gli studenti nel momento in cui hanno delle incertezze relative alle loro scelte. Quindi sono servizi per gli studenti che servono proprio a quello. Ok, con le classi di concorso. Allora, per le classi di concorso, allora, di solito è abbastanza difficile, lo dico anche per esperienza personale perché un sacco di persone me l'hanno sempre chiesto, reperire esattamente quali esami valgano per quali classi di concorso, però credo che l'applicazione che aveva menzionato prima la dottoressa Pascarella funzioni in modo ottimale per questo, quindi se volete controllare quali esami, cioè quali settori scientifico disciplinari alla fine valgano per quali classi di concorso, andate su quell'applicazione, fate il controllo e poi incrociate i dati con quelli che ci sono nel vostro piano di studio. E per invece gli esami del PF24 controllate la tabella che c'è sul sito e se non c'è nessuno dei vostri, cioè degli esami che possono essere messi in piano di studio, valutate se fare il percorso ad hoc o fate questo tipo di valutazioni. A questo proposito chiariamo anche che le facoltà praticamente non esistono più, quindi siccome fra le varie domande c'era posso fare degli esami che non sono nel mio corso di laurea, ma essendo nel percorso PF24 sono di altre facoltà. Sì, non ci sono preclusioni da questo punto di vista. L'Ateneo è uno e si possono fare tutti gli esami appunto come sovranumerari che si ritengono. L'applicazione è Classic, lo dico perché in presenza, classiconcorso.flccgl.it. Adesso farei due domande ancora online, dopo ci sono due domande in presenza, perché online voi non vedete, ma ci sono arrivate tipo 30 domande, non lo so. Quindi ecco, magari faccio giusto due domande online. Allora, Giordano ci chiede quali sono le finestre temporali dell'anno accademico 21-22 per richiedere la certificazione del raggiungimento dei 24 CFU. Sui costi invece abbiamo già risposto. Questo forse abbiamo già parzialmente risposto. Alessio chiede, mi pare che avesse già risposto meno parzialmente Manuela, Alessio ci chiede se chi è già iscritto alla laurea magistrale e chi soprattutto si è già laureato con tanto di 24 CFU avrà comunque modo di adeguare i propri requisiti alla nuova normativa dei 60 CFU. Perché farlo? Iscriversi immediatamente ai 24 CFU, conseguire l'abilitazione con questa normativa e fare il primo bando nazionale unico. Cioè, del domani non c'è certezza, ragazzi. Non so se la se due colleghi sono d'accordo, ma io non esiterei. Concordo, perché una volta che uno è in possesso, vi faccio un esempio, ci sono dei corsi di laurea che sono iniziati con odontoiatria di 5 anni, poi sono stati portati a 6. Non è stato chiesto a nessuno di fare un anno integrativo in più. I laureati con 5 anni avevano un titolo valido e i laureati con 6 hanno un titolo valido ugualmente. Quindi non capisco perché preoccuparsi, una volta conseguiti ora i 24 crediti, di andare a capire quale sarà la posizione nei confronti dei 60. I 60 verranno dopo. Non fate confusione da questo punto di vista.
Anzi, sicuramente in passato, quando si è passato dalla SILSIS al TFA, e io ho gestito quello 2011 per le scienze motorie, in cui tra l'altro il ministro Bussetti era uno dei nostri docenti, quindi ricordo con piacere questa cosa, però poi comunque ci sono sempre state delle situazioni in cui chi lo aveva acquisito in un altro modo aveva comunque l'abilitazione valida. Cioè non è che in retroattivo gli è stato detto no, tu l'avevi fatta così, adesso c'è questa nuova normativa. Quindi anzi, in questo sistema, in questa situazione così, un po' che sta per entrare in un limbo e non si capisce bene dove va a parare, io proprio non esiterei. Cioè, mi prenderei l'abilitazione sapendo che quella poi può essere spesa anche successivamente. Non è che viene invalidata un'abilitazione, quando l'avete presa, l'avete presa. Poi se diventano veramente 60 CFU diventa un master dopo, lo farà qualcun altro, non voi. Cioè, almeno questa è un po' l'idea. Chiedo scusa, sono l'autore della domanda, posso specificare una cosa? Velocissima? Sì, prego. E poco prima è stato fatto anche riferimento a quelle persone che per esempio non hanno possesso nemmeno di 24 crediti e che una volta finito il concorso straordinario dovranno, se non ho capito male, adeguarsi ai 24 crediti. E per questo immaginavo una situazione analoga anche per una volta esauriti i concorsi ai quali si può accedere con i 24 crediti, dovranno appunto fare... Ma Alessio, comunque dipende anche dal percorso che verrà definito, nel senso che questi percorsi di cui oggi si sta parlando da 60 crediti dovrebbero diventare dei percorsi attraverso i quali si acquisisce l'abilitazione, che è un titolo completamente diverso dai 24 CFU, che non sono un'abilitazione all'insegnamento, ma sono un requisito di accesso alle graduatorie oppure un requisito di accesso alle procedure concorsuali. Quindi giustamente il consiglio che ti è stato dato prima è corretto, nel senso che siccome ancora peraltro questi percorsi non sono stati attivati né ne conosciamo nel dettaglio le caratteristiche, chi si laurea oggi o chi è laureato oggi giustamente deve acquisire i 24 CFU per potersi iscrivere nelle graduatorie oppure partecipare ai concorsi ordinari. Anche i colleghi che avevano il servizio nella scuola e non hanno superato magari il concorso straordinario, oggi se vogliono partecipare a una nuova procedura concorsuale ordinaria devono acquisire 24 crediti. Quindi in questo momento, fino a che non verrà definita una riforma, non ci sono altri percorsi che possano essere, diciamo, seguiti. Quando poi questa riforma verrà definita, chiaramente nulla osta che una persona che nel frattempo è entrata nelle graduatorie, magari ha iniziato anche a lavorare, se nel frattempo non si è abilitata con una procedura concorsuale, possa magari iscriversi e prendere questi e seguire quel percorso abilitante. Però adesso è troppo presto per poter dire alle persone di se opta per uno o per l'altro. Adesso la normativa vigente prevede il titolo di accesso più 24 CFU, quindi chiaramente è quello l'unica cosa che si possa fare. Ok, grazie. Prego. C'era l'altra domanda sulle finestre. Giordano ci chiedeva quali sono le finestre temporali per richiedere la certificazione del raggiungimento dei 24 CFU. Ne avevamo viste prima infatti, con la diapositiva della professoressa Sarizzo, ma comunque per Pavia le trovate sempre su quel sito che è stato ampiamente indicato. Sì, là ci sono tutte le scadenze. Pubblicate. Sì, certamente. Mentre chi mi chiede se oltre i 50 euro deve pagarne altri 16 e quando, direi di andare a rivedere il bando, perché anche questo è un dettaglio tecnico che io non conosco. Sì, neanche io sinceramente, sono... ma appunto ci sono tutta una serie di cose che sono prettamente burocratiche e purtroppo i bandi bisogna leggerseli oppure guardarsi il filmatino che è un po' più leggero del bando, è ugualmente completo, però insomma anche perché magari ci sono degli adeguamenti economici, non so, da 14 diventa 16, quindi non riusciamo ad essere così precisi, però insomma mi sembrano cifre rispetto alla possibilità che poi
danno in futuro di poter, se uno opta per quella via, poter accedere a un concorso nazionale, avere comunque un insegnamento, mi sembra veramente poca cosa. Poi siete ancora giovani, quindi aggiungere qualche esame nel percorso non vi costa la fatica che costa dopo, quindi fatelo. Comunque 50 euro sono da pagare nel momento in cui ci si iscrive al PF24, quindi se volete farlo in questa finestra dovete farlo entro le 23.59 di stasera, mentre 16 euro di marca da bollo sono da pagare nel momento della effettiva immatricolazione, quindi mi sembra gennaio 2022. Darei spazio alle domande in aula adesso. Buonasera, io ho due domande stupide sicuramente. La prima è se posso inserire gli esami per il raggiungimento dei crediti tutti al secondo anno di magistrale o se c'è necessità di dividerli fra il primo e il secondo anno. No, puoi farlo. Posso tranquillamente farlo. E la seconda domanda è se metto gli esami come sovranumerari, quanto tempo ho per svolgerli, se non riesco a sostenere gli esami. Dipende dalla normativa del tuo dipartimento. Di che dipartimento sei? Faccio biotecnologie mediche e farmaceutica. Devi andare a leggere il regolamento didattico, cosa dice sugli esami sovrannumerari. Ok. Perché dipende moltissimo da dipartimento a dipartimento la norma. E un'ultima cosa, ma basta superare l'esame o è importante, influisce anche il voto, non lo so. Di nuovo devi andare a guardare il regolamento, okay, perché se ti iscrivi al percorso specifico dell'Università di Pavia il voto non conta, basta solo che l'esame sia superato, non fa media in alcun modo. Mentre se li metti come esami sovrannumerari o come esami a libera scelta nel piano di studi, su sovrannumerari dipende il regolamento didattico. Faccio un esempio, nel mio dipartimento studi umanistici i sovrannumerari fanno media, ci sono dipartimenti invece come giurisprudenza in cui i sovrannumerari non fanno media. Nel tuo, sinceramente, non lo so. Va bene, grazie mille. Comunque vai sul sito del dipartimento e guarda i regolamenti didattici. Volevo chiedere una domanda un po' specifica riguardo al riconoscimento dei crediti all'estero. Se fosse possibile farli riconoscere all'estero, questi CFU, in particolare in Svizzera, se ci fosse la possibilità. Allora, questo posso rispondere. Ogni singolo Stato si comporta come meglio ritiene, per cui il riconoscimento va fatto presso un Ateneo, per esempio vi posso dire che il Ticino si comporta in maniera differente nei confronti delle università italiane, perché ci sono degli accordi diretti con lo Stato italiano, viceversa il canton del Gallo piuttosto che quello di Ur ha un atteggiamento differente. Quindi la richiesta del riconoscimento va fatto presso un singolo Ateneo. Grazie mille. Io volevo fare una domanda sugli esami sovrannumerari, per vedere se ho capito bene, perché ci si riferiva agli esami sovrannumerari, cioè 24 CFU, quindi quelle le materie psicopedagogiche, eccetera. Però io, per esempio, vedevo che, per esempio, per giurisprudenza non basta avere 24 CFU, ma bisogna avere 96 crediti in certe materie specifiche, di cui 4 ce l'abbiamo naturalmente nel programma di studio, quindi diritto privato, eccetera, eccetera. Ce ne sono altre 4 invece che sono di economia, politica economica, economia aziendale, eccetera. Ecco, questi si possono inserire come esami sovrannumerari poi essere abilitati? Sì, questi nel caso di giurisprudenza devono essere inseriti tra gli esami sovrannumerari. Non credo che voi abbiate esami a libera scelta, Simone, vero? Forse sì, qualcosa. Ah, nel piano di studi crediti liberi ci sono? Credo che si possano aggiungere esami sovrannumerari pagando una quota amministrativa per quella. Non credo che ci sia un limite, forse in alcuni casi c'è un limite, fino a 24 CFU. Sì, comunque gli esami che sono al di fuori del piano di studio ma servono per le varie classi di concorso possono essere aggiunti o come esami sovrannumerari o come esami a libera scelta in caso in cui il piano di studio sia abbastanza flessibile, oppure eventualmente proprio come ultima chance come esami dopo la laurea, post lauream,
però sicuramente se voi siete studenti iscritti questo non vi riguarda. Quindi o sovrannumerari, in questo caso non c'è nessun problema, avete 24 CFU all'anno di esami sovrannumerari, la possibilità di inserire esami sovrannumerari in piano di studio fino a, mi pare, il 31 di marzo. Se lo fate nella finestra di apertura del piano di studio, chiaramente è gratuito l'inserimento. Se invece fate richiesta dopo la chiusura del piano di studio, bisogna pagare effettivamente una quota per l'inserimento. Poi spetta a voi capire bene quando sostenerli e a che anno sostenerli, ecco. Una domanda tecnica: quanto tempo abbiamo ancora per le domande, così gestiamole? Adesso cerchiamo di, insomma, l'idea è un po' se riusciamo a chiudere per le 20 online, abbiamo ricevuto tante domande, adesso ne farà ancora qualcuno online. Tra l'altro mi sa che Emanuela tra poco ci deve anche lasciare, o adesso ci deve lasciare, quindi comunque non so. Sì, vi volevo salutare. L'unica cosa che volevo dire è che la ragazza che prima domandava, perché lei ha la laurea in giurisprudenza, giustamente, no? La classe di concorso A46, e scienze giuridico-economiche, quindi vengono chiaramente richiesti anche dei crediti nei settori scientifico-disciplinari che esulano dal diritto e riguardano invece l'economia. Fate bene anche delle valutazioni nel rapporto costi-benefici, io ve lo dico questo anche in un'ottica di orientamento all'accesso all'insegnamento, perché per esempio è mio dovere anche dirvi che la classe A46 è per esempio una classe di concorso che è in esubero a livello nazionale, però su questo magari anche la FLC di Pavia vi può dare delle informazioni preziose, perché magari ci sono delle province o delle realtà dove la situazione è un pochino più rose, o comunque ci sono dei margini, diciamo, di poter accedere all'insegnamento rispetto ad altre realtà dove, onestamente, ve lo devo dire, per dire, ci sono anche gli abilitati delle SIS ancora in graduatoria che aspettano da 20 anni l'immissione in ruolo. Diverso è se poi uno si appassiona, diciamo, anche alle attività di insegnamento e col titolo di accesso ai 24 CFU pensa per esempio di fare un percorso come il TFA Sostegno, dove lì allora il titolo di accesso lo spendi per acquisire un ulteriore titolo utilizzabile nella scuola, che però è un'altra cosa chiaramente, ecco, quindi nella consapevolezza che poi lì si vira verso un altro tipo di scelta. Io questo ve lo dico perché, guardate, penso che poi l'orientamento sia molto importante per le persone, in maniera che si fanno delle scelte, per l'amor di Dio, non è che si può cambiare la realtà con l'orientamento, però che siano quantomeno consapevoli anche dei percorsi a cui poi si va incontro sul piano, no, lavorativo, delle proprie scelte di vita. Ecco, questo me lo volevo dire, grazie. Scusate se io vi devo lasciare, però vi ringrazio tanto di questo incontro, di questa occasione. In bocca al lupo a tutti gli studenti e grazie a tutti quanti, all'Udu, agli organizzatori e all'università. Grazie. Grazie a lei per i suoi interventi. Grazie. Grazie Emanuela, ti ringraziamo tutti. Grazie, buona serata. Grazie mille. Purtroppo dovrei anch'io lasciarvi perché sto ricevendo una serie di mail alle quali devo rispondere, per cui se mi consentite io vi scollegherei. Magari poi se ci girate invece tutta la chat possiamo anche rispondere in chat separatamente, cioè, anche domani mattina, voglio dire, su quello, se mi girate la cosa, su qualcosa magari possiamo vedercela io e la Esther Bernardi, perché magari immagino che in chat ci siano domande molto specifiche. Sì, di singole situazioni. Magari cerchiamo di individuare quelle che potrebbero essere legate alla scadenza della mezzanotte, le altre che invece sono più generiche, se siamo d'accordo possiamo anche salvarcele e domani, insomma, magari le pubblichiamo, adesso capiamo sul sito, comunque come coordinamento le pubblichiamo, potremmo fare così. Grazie professoressa Rizzo intanto, quindi, grazie per l'intervento. Grazie a voi per l'invito, buon lavoro a tutti. Vorrei però raccomandarvi di non scegliere l'insegnamento come ripiego, perché la funzione docente è importante e valutarla come un ripiego rispetto ad altre professioni è piuttosto svivente. E comunque tanti auguri a tutti per il vostro futuro. Arrivederci. Grazie prof. Grazie professoressa. Ok, abbiamo una domanda in aula.
Sì, buonasera. Mi scuso se è già stata risposta a questa domanda, ma sono arrivato in ritardo perché avevo lezioni in nave e non potevo assolutamente venire prima. Volevo sapere, io ho conseguito tutti i 24 CFU in triennale, però presso un altro ateneo. E volevo sapere se il riconoscimento è automatico o se io devo iscrivermi alla finestra e farmeli riconoscere dall'Università di Pavia. È la seconda che hai detto, devi assolutamente farteli riconoscere perché per essere appunto, cioè per partecipare ai concorsi nazionali non basta che i crediti siano piano di studio, ma ci vuole una certificazione. E tra l'altro so che però Pavia rilascia la certificazione per chi ha fatto almeno l'ultimo esame del percorso a Pavia. E non credo che Pavia riconosce i 24 crediti a chi li ha acquisiti in altro ateneo, perché i 24 CFU vanno richiesti per la ratifica, diciamo, dell'abilitazione, perché a questo punto se lei li ha tutti, ma li deve chiedere alla sua università. Va bene. A meno che forse quello che potrebbe fare è, non so, iscriversi, non so se si può, perché questo veramente fino adesso non l'ho mai sentita, iscriversi a un altro esame che può essere valutato per i 24 crediti, farlo qui a Pavia e poi magari richiedere la convalida qui a Pavia. Questo non lo so. Perché, secondo me non sì, teoricamente sì, però quello che avevo letto e che abbiamo sempre portato avanti è che l'iscrizione al PF24 si fa nella sede in cui si è fatto l'ultimo esame di laurea. Questo perché siccome quando il Ministero ha deciso che c'era il percorso 24 crediti, ha anche deciso che le università dovessero fare questo percorso perché... siccome è un avviamento al lavoro in ogni caso, ogni ateneo doveva farsi carico di questi percorsi. E vi assicuro che nel 2011, quando è stata eliminata la SILSIS e aperta questo, non c'erano finanziamenti ad hoc e forza lavoro su questo. Quindi l'ateneo, cioè qualunque ateneo si ritrovasse a dover fare il percorso per l'abilitazione a persone che arrivavano da tutte le parti, che non erano le proprie, e a farlo con i docenti a costo zero, con onore aggiuntive, capite che nessuno aveva fatto i salti di contentezza. Quindi quello che gli è stato detto a tutti gli atenei è: lo dovete fare. Quello che vi possiamo dire è che ognuno lo fa così brutalmente, per i propri, nel senso, avete fatto un percorso giustamente formativo per dei ragazzi, avete fatto una laurea 3+2, quelli che hanno fatto l'ultimo esame da voi, che vogliono prendersi l'abilitazione, si prendono l'abilitazione a Pavia piuttosto che a Milano, piuttosto che a Canicattì. E quindi adesso non so se si può bypassare questa cosa dicendo mi riscrivo per un esame e faccio quello, però vi dico, rispetto al syllabus, noi abbiamo fatto tutto un lavoro per dire questo programma di questo esame effettivamente ha i contenuti che noi lo certifichiamo rispetto al Ministero, quindi diventa anche un modo per controllare che poi lo studente abbia realmente acquisito i contenuti di quel corso, e per questo è più semplice se glielo cioè se lei il percorso formativo lo fa e questa domanda la fa al suo ateneo, perché noi potremmo dire, boh, che ne so. Scusi, però... forse mi sono spiegato male. Io ho fatto la triennale in un altro ateneo, ma adesso sono iscritta alla magistrale all'Università di Pavia. Ok, però diciamo tutti e 24 i crediti li ha presi nella triennale? Nell'altro ateneo, sì. Ancora più complicato, non so cosa dire, però possiamo chiederlo a Esther Bernardi. Sì, tra l'altro anche Francesco Lucente, segretario generale della FLC Pavia, scrive che anche secondo lui vanno riconosciuti dall'ateneo dove sono stati conseguiti, come abbiamo detto noi. Quindi, tra l'altro, Francesco, se vuoi attivare la webcam e aiutarci a rispondere a queste domande, fallo pure, ovviamente. È così, anzi grazie. Sì, sono... Perfetto. Allora facciamo ancora, quindi dandoci come obiettivo di chiudere alle 20, magari ancora qualche domanda. Allora, avevo evidenziato, perché l'ha fatta proprio all'inizio, non avevamo ancora risposto, quella di Enrico, che ci chiede se gli esami, se uno studente inserisce a mano gli esami necessari nel proprio piano di studio, dovrà comunque svolgere un'ulteriore pratica burocratica per il riconoscimento? La risposta è sì, non so se volete dire voi un attimo come fare. Sì, comunque in ogni caso, sia che questi esami, cioè se questi esami sono inseriti in piano di studio, come sovrannumerare, eccetera, eccetera,
Il riconoscimento va in ogni caso chiesto, vi serve assolutamente la certificazione. Sul sito dell'Università di Pavia trovate tutta la modulistica per chiedere la certificazione, che al momento costa, credo anche quella, 66 euro, perché sono 50 più 16 di marca di bollo. Perché il concetto di fondo è che il PF24 si fa dopo una laurea magistrale, quindi se non hai la laurea magistrale comunque non te lo possono riconoscere. Certo, a quel punto è un pro forma, cioè uno si iscrive al PF24 e nel momento in cui vengono fatte le verifiche i crediti li hai, e al momento quindi insomma diventa appunto un pro forma. È come aver svolto direttamente il PF24 dentro i 5 anni della laurea magistrale, quindi mi sembra un bel... E questo è il momento buono, perché magari ora che i decreti attuativi vengono definiti, magari rimangono per un paio d'anni queste cose del percorso formativo 24 immodificate, e quindi chi comunque si è inserito, anche se non va domani mattina a fare un concorso, non è che lo si può escludere. Quindi per molti anni dopo il 2011 ci sono stati concorsi paralleli in cui c'era chi andava all'insegnamento facendo il TFA, che si chiamava così allora, e chi invece veniva pescato dai bacini di utenza, di riserve, eccetera. Noi per le scienze motorie ovviamente adesso peschiamo dai nuovi concorsi, perché tutti quelli che erano ex ISEF, avevano fatto supplenze a scuola, di fatto o sono insegnanti o ormai sono andati anche in pensione. Quindi, dopodiché, ecco, capisco, come giustamente diceva prima Orizzonte Scuola, la voce ufficiale anche del sindacato della scuola, però ormai siamo in una realtà in cui, per esempio, le laureati in scienze motorie sono 104.000 in Italia. Quindi, cioè, sono persone alle quali è stato detto che fare un percorso universitario avrebbe dato una professionalità. Cioè stiamo ancora discutendo se devono pagare i contributi all'EMPALS o all'INPS, perché io ho ex studenti che lavorano da 10 anni e che si vedono arrivare, se versano all'INPS, le cartelle esattoriali dell'EMPALS e viceversa, perché ancora non hanno deciso questo. Non gli si può anche dire che a questo punto sono dei professionisti di serie B e non vanno ad insegnare a scuola, perché l'educazione motoria nelle scuole comunque è una questione di salute. Quindi poi certo, su come il Ministero vorrà prendere i disavanzi di chi va in pensione, se ci riescono o non ci riescono, Dio solo lo sa, però cioè, spero vivamente che... Diciamo che a livello generale saranno, speriamo, previste delle norme transitorie che prevedono che anche chi ha acquisito il PF24 negli ultimi 4 anni abbia comunque la possibilità di accedere ai concorsi e la possibilità di accedere alle supplenze. Non richiederanno sicuramente l'F60 o quello che sarà, e non richiederanno probabilmente delle integrazioni. Speriamo, quantomeno questa qui è la raccomandazione anche del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, che noi anche come Unione degli Universitari ci auguriamo vivamente, perché appunto non è possibile far cadere dei costi indipendenti dalla volontà degli studenti sugli studenti stessi. Che io sappia non c'è nessun precedente storico su questo, cioè non si può dire alla mezzanotte di oggi tutto quello che era legge fino adesso non va più. Puoi farlo ad esaurimento di quelli che avevano avuto l'abilitazione. Poi diverso è se ti fanno un concorso nazionale e magari c'è dentro qualcosa per cui devi ricominciare a studiarti qualche cosina, però mi sembrerebbe anche molto strano con la fretta che c'è di avere dei docenti, visto che stanno andando tutti quanti via, oltre che dall'università anche dalla scuola. Dare spazio ad altre domande. Sì, allora, Francesco faceva una domanda che in qualche modo penso insomma che sia abbastanza speculare a quella della collega di giurisprudenza, perché Francesco ci chiede il PF24, Francesco Sena ovviamente, non Francesco Lucente, il PF24 è requisito per l'accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ma nel ruolo di docente per quale insegnamento? Perché per insegnare filosofia poi di fatto vengono richiesti 72 crediti, per cui questi 24 crediti ti abilitano a insegnare cosa, se poi le singole discipline richiedono ben più di 24 crediti? C'è nelle tabelle. Qui il discorso è in due binari sostanzialmente. Un conto sono gli esami che ti servono per entrare nella classe di concorso, la cui tabella potete trovare sempre sull'applicazione della CGL, e un conto invece sono gli esami del PF24, cioè gli esami del PF24,
questi 24 crediti in discipline socio-psico-antropologiche e metodologie didattiche sono obbligatori per tutte le classi di concorso. Poi invece gli esami per ogni classe di concorso sono da vedere in base alle normative ministeriali. Quindi c'è questo doppio binario. Non è necessario avere i crediti di antropologia, però ti fai 18 negli altri tre ambiti. Magari ci sono classi di concorso che invece li richiedono tutti. Sì, sì, di solito sono sempre richiesti, appunto, a parte queste specifiche eccezioni. Allora, le risposte di FH e Valentina abbiamo già risposto. Alessio fa un commento sui 1200 euro, abbiamo già, insomma, sottolineato. Sofia, cosa? Dovere di cronaca, però era anche per dire che mi sembra che adesso ci sia un'attenzione un po' diversa e che quindi spero che sugli insegnanti tutti venga messo qualche cosa di un po' più decente. No, assolutamente. Spesso lo spicchiamo e lo chiediamo tutti, come sicuramente come organizzazioni sindacali se lo ci manca, ma insomma penso sia una cosa anche abbastanza riconosciuta. Esatto. Allora, Sofia ci chiede, nel mio corso di studi non ci sono esami utili per il percorso PF24, posso inserirli tutti come sovrannumerari anche se appartengono ad altre facoltà? Penso dipende dal regolamento didattico. No, assolutamente sì, puoi farlo in qualunque facoltà, i sovrannumerari sono inseribili in ogni corso di studio. Sia che facciate medicina, sia che facciate lettere, che facciate giurisprudenza, c'è un modo sicuramente per inserire degli esami sovrannumerari. Chiedete semmai alla vostra segreteria didattica qual è il modo preciso per farlo. Allora, Simone Vanni ci chiede, buonasera, mi sono iscritto al percorso PF24 di quest'anno, le cui graduatorie usciranno il 10 gennaio. Volevo chiedere se ho la possibilità di scegliere gli esami da conseguire entro luglio, oppure se il percorso standard è uguale per tutti. Dunque, siccome c'è un'organizzazione piuttosto rigida dei docenti che fanno eventualmente corsi sovranumerari o comunque... spesso questi esami sono già parte di altri corsi che vengono erogati per altri studenti, ve la do al 99%, però ci sono dei professori che fanno quella singola disciplina ad hoc per il PF24, altri che aggiungono gli studenti del PF24 ai loro corsi. Quindi questo mi tende a dire che probabilmente potrebbe esserci una situazione mista, ma non è che uno un certo corso lo segue quando vuole, perché bisogna vedere poi quando si riesce ad erogarli, perché proprio fisicamente magari lo stesso docente ha quattro corsi diversi, allora ti dice non lo rifaccio apposta per il PF24, oppure so che ci sono dei colleghi che erogano delle cose apposta per il PF24, però magari le incastrano tra altri 10 impegni. Su questo, ecco, magari la Esther Bernardi sicuramente potrebbe avere un'idea dei calendari anche dello scorso anno e quindi rispondere a questo, perché magari su un calendario precedente lo studente può organizzarsi meglio. Deborah fa una domanda, ma in realtà penso l'avesse fatta prima, su quando vanno pagati i 16 euro, ma Virginia ha già risposto. Dovrebbe essere a gennaio, nel momento in cui escono le graduatorie. Quello che posso dire, sottolineando una cosa, però nell'ultima richiesta di ammissione al PF24 abbiamo escluso 3 studenti perché hanno fatto una procedura sbagliata, avevano fatto tutto bene e non, cioè, in realtà il pagamento non è andato a buon fine, quindi spero che si riscrivano adesso, ma il guaio è che il versamento di certe cose può essere indaginoso, ma è come quando fai il pago pa con l'amministrazione, cioè ti tocca una procedura che è uno degli esami del percorso formativo 24 crediti, cioè se superi quello puoi veramente fare qualunque cosa, andare a insegnare, andare sulla luna, perché certe volte queste cose burocratiche purtroppo spesso non dipendono dall'ateneo, cioè è una trafila che può essere un po' complessa, ma che uno deve anche imparare, perché ormai si paga tutto tramite pago pa, quindi è un po' così. Si fa sempre riferimento al bando. Il bando al punto 5, domanda di iscrizione, riporta proprio tutti questi passaggi a cui la professoressa Cusella faceva riferimento, e anche nei filmati.
Esatto, ma anche il bando è abbastanza chiaro perché c'è punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, attenzione, pagamenti, scadenze, quindi veramente guardate gli spuntatevi tutti i punti in modo tale che non incappate nel problema che giustamente faceva presente la professoressa Cusella. Infatti questo ha fatto proprio la dottoressa Bernardi proprio perché purtroppo si sono verificate delle cose in cui tra l'altro erano studenti che avevano tutti gli esami a posto, quindi cioè, rischiano di perdere l'edizione del PF24 e un bando per aver sbagliato un pagamento di 16 euro, che poi vabbè, questa è abbastanza un'assurdità, ma purtroppo il regolamento è quello, quindi poi non si possono accettare. Siamo ancora di fare 2 o 3 domande, sempre con l'impegno di chiudere alle 20, visto che insomma ci sono ancora collegate una 30 di studenti che hanno fatto alcune delle domande. Allora, un'altra domanda di Giulia Menzi. Al momento della compilazione del piano di studio, è sufficiente inserire un esame del PF24, ad esempio di antropologia, durante la compilazione, oppure è necessario effettuare qualche altra procedura sul sito? Se è un esame sovrannumerario, dipende dal... Forse non ho capito io la domanda, perché... Per avere la certificazione del PF24, intende? Se sì, parlava dello statino o se parlava dei 24 CFU, perché nei 24 CFU uno si iscrive dicendo io ho sostenuto questi, me li riconoscete, se esatto. Non vengono riconosciuti gli vengono detti quali deve fare per il percorso che vuol fare. Se invece la domanda è cosa deve inserire nello statino come sovrannumerario, è mentre fa il corso inserisce il sovrannumerario, quando si è laureato al PF24, se l'ha fatto come sovrannumerario, l'ha fatto perché il suo corso di laurea, non ci interessa, cioè l'importante è che poi l'abbia acquisito. Però potrei non aver capito la domanda. No, beh, la procedura per inserire gli esami sovrannumerari è la procedura standard. Poi, certo, per chiedere il riconoscimento deve essere fatto successivamente all'acquisizione dei crediti, successivamente alla messa a libretto del voto di fatto, e deve essere inoltrata la domanda per la certificazione. Iscrivendosi al percorso. Sì, in quest'anno sì, gli anni prossimi ci saranno le finestre di riconoscimento. Una domanda molto pratica di Valentina che ci chiede, dice scusate per la domanda forse banale, gli orari delle lezioni di corsi PF24, intendo, dove si trovano? Voglio dire, c'è una pagina specifica oppure bisogna spulciare i siti dei dipartimenti che erogano queste materie, per esempio psicologia? Beh, quella tabella a cui faceva riferimento la professoressa Rizzo intanto è l'insieme di tutti i corsi erogati a Pavia dai diversi dipartimenti che sono riconoscibili ai fini del PF24. Quindi in un certo senso se uno va lì e se li guarda riesce chiaramente a capire se quel corso fa parte del suo corso di laurea, cioè se è nel corso di laurea che sta facendo o no, e se lo deve mettere come sovrannumerario. Quindi partendo dalla tabella e confrontandolo con il proprio percorso di studi, immagino che avviene automatico la risposta. Sì, poi per quanto riguarda invece gli esami specifici per il PF24, penso che gli orari saranno pubblicati, anche le aule saranno pubblicate sul sito di Ateneo a partire dal secondo semestre, sicuramente dopo il 10 gennaio. Sì, credo che si possa solo chiedere magari alla segreteria del PF24 quelli che erano gli appelli più o meno dell'anno scorso, e così uno si fa un'idea, perché ripeto, se c'è una griglia di programmazione dei corsi, gli esami possono solo essere dopo il corso, e quindi uno, come per qualunque altro corso universitario, più o meno cioè, si sa quando un esame semestrale o annuale fa le date, se si guardano un po' le cose dell'anno precedente ci si orienta, se no si chiede alla Esther Bernardi. Se tra l'altro è in studio, diciamo così, da parte dell'Ateneo un metodo più univoco per gli orari dei corsi, adesso non so quando e se sarà pronto, perché in realtà i dipartimenti ancora ognuno si muove un po' per conto proprio, magari se questo sistema fosse pronto entro gennaio o febbraio faciliterebbe la ricerca. Magari si stanno lavorando i dipartimenti. Fare in modo che appunto il percorso formativo abbia un suo orario pubblicato, esatto. Cioè, come ce l'ha qualunque altro corso di laurea, in effetti questo lo è, quindi non mi stupirei, probabilmente, anzi magari la dottoressa Bernardi ce l'ha già in mente e appena possibile, se no la prima commissione utile farò presente comunque la cosa, che è un'esigenza con la quale sicuramente faremo in modo di rispondere.
Grazie. Allora, intanto prima ha risposto, cioè ha scritto, scusatemi come si chiamava, Giulia, rispetto alla risposta che mi ha detto prima, detto che è stato tutto molto chiaro e vi ringrazio, quindi le risposte sono state esaustive. allora, buonasera da FFH, insomma penso sia in realtà, non so, forse il nome del vabbè, comunque buonasera, ma se sei già compilato il piano carriera, gli esami del percorso formativo devono essere aggiunti come esami soprannumerari? È una delle opzioni, cioè una delle due opzioni che si hanno. O ci si iscrive al PF24 erogato appositamente dall'Università di Pavia. Magari Simone ha mandato prima i link in chat, magari poi li rimandiamo e li pubblichiamo anche sulla nostra pagina di Instagram, e però dovete farlo entro questa sera, soprattutto dovete pagare i 50 euro di iscrizione entro questa sera, cioè entro le 23.59 di oggi, se no gli esami possono essere effettivamente inseriti nel proprio piano di studio come sovrannumerari. A questo punto diventano gli esami della tabella, il cui link abbiamo sempre mandato prima in chat, pagando la mora per la compilazione in ritardo del piano di studio, cioè per l'inserimento in ritardo degli esami sovrannumerari. Ma quindi siamo forse di pagare la mora. Come? Chiedo se gli convenga, perché a questo punto dipende da quando finiscono il proprio corso, da quando si laureano, perché comunque siccome non possono iscriversi al PF24, che ci si iscrive al momento una volta l'anno, poi vediamo, finché non si sono laureati come magistrali. Sì, diciamo si deve che anche fare due conti. Il percorso specifico PF24 di solito si consiglia a chi è in procinto di conseguire una laurea magistrale, perché comunque ci sono delle scadenze molto specifiche. Gli esami del PF24, quello erogato appositamente dall'Università di Pavia, vanno obbligatoriamente conseguiti entro luglio. Quindi chi si iscrive adesso al PF24, edizione specifica dell'Università di Pavia, ricordo, dovrà per forza frequentare i corsi nel secondo semestre e conseguire gli esami entro più o meno il 15 luglio. Ci saranno due appelli quest'estate per esame e si sarà obbligati a conseguirli entro quella data. Discorso diverso invece per un esame sovrannumerario, che appunto sappiamo che in alcuni dipartimenti fa media, in altri no, e si ha soprattutto tutto il tempo che si vuole per conseguirli. Quindi se una persona, cioè se uno studente, una studentessa è agli anni iniziali di una laurea, di un percorso di laurea, io personalmente non consiglio di fare il percorso formativo ad hoc dell'Università di Pavia, ma piuttosto di metterli come esami sovrannumerari e a seconda delle sessioni d'esame, che siano più leggere o che siano più pesanti, decidere esattamente quando conseguirli. In questo si è anche facilitati che quest'anno e l'anno scorso ci sono le videoregistrazioni dei corsi. Quindi se appunto siete ai primi anni di un qualunque corso di laurea, io ci penserei due volte prima di iscrivermi al percorso specifico e piuttosto li metterei come sovrannumerari. Certo, dipende anche dal vostro piano di studio, dalle vostre tempistiche, da valutazioni personali che riguardano anche appunto quello che si vuole fare post lauream. Siete in una laurea magistrale, siete al primo anno e tutto sommato fare, non so, magari uno deve aggiungere due esami. Un esame lo può anche fare, si toglie il pensiero, però ecco, cioè, penserei prima al conseguimento del titolo uno per volta, perché poi magari nel frattempo avete aggiunto gli esami e ricambia qualche cosa, cioè state un attimo allertati su che cosa succede, perché qui ogni volta magari si ribaltano le cose. Non sembrerebbe, però... Cioè, poi magari uno rischia di abbassarsi la media perché deve aggiungere tre esami del PF24, uno nel frattempo diventa F60 e sì, lì riguarda un po' tutte le carte in tavola, appunto. Anche questi qui sono ragionamenti, comunque chiaramente sono sempre valutazioni personali da fare guardando la propria carriera, quello che si vuole fare e quello che si è già fatto e i propri obiettivi insomma all'università. Però sì, ecco, generalmente non si consiglia di fare il percorso specifico se si è appunto ai primi anni, ma piuttosto di soprannumerare gli esami.
Sì, specifico soltanto che sugli esami sovranumerari è possibile aggiungere fino a un massimo di 24 CFU per anno accademico entro il 30 aprile 2022 senza pagare alcuna mora, perché si è assolutamente in tempo. Si paga la mora se vuoi modificare il piano di studi, cioè entro fino al 31 dicembre è possibile modificare un piano di studi già presentato, in quel caso bisogna pagare la mora di 82 euro. Quindi insomma ci sono entrambe le possibilità. Ci sono giusto tre domande, magari riusciamo a rispondere a tutte, visto che insomma questa ce l'abbiamo fatta alla fine. Allora, S chiede: gli esami che si decide di sostenere ai fini del PF 24 sono da scegliere ora o in seguito alla pubblicazione delle graduatorie che avverrà tra qualche mese? No, uno deve decidere quali vuole sostenere, poi rispetto a quelli che gli vengono riconosciuti e quelli che gli mancano, deve decidere con un piano di studi quali sono quelli che vuole sostenere. Sì, comunque una volta che saranno pubblicate le graduatorie sarà possibile scegliere tra le varie opzioni che saranno presentate. Cioè, non, la procedura proprio non permette la scelta in questo momento. Quindi... Sì, anche perché se non sanno ancora se sei in graduatoria. È un precorrere un po' i tempi. Penultima domanda di Francesco. Francesco ci chiede: se avrò conseguito entro quest'anno tutti i 24 CFU, devo iscrivermi entro oggi? Cioè l'iscrizione non coincide con la convalidazione per cui ci si iscrive prima di aver fatto e di aver già conseguito i 24 CFU? Francesco ci dice che ha già conseguito quest'anno. Cioè lui dice, io conseguirò entro quest'anno i 24 CFU. Sì. Cosa devo fare? Devo iscrivermi al PF 24 entro oggi? E se lui non si iscrive, allora, lui gli esami li ha già conseguiti, però sì, deve aver avuto anche una laurea magistrale. Quelli conseguirà, probabilmente immagino. Li conseguirà, però è iscritto in una laurea magistrale. Finché non finisce la magistrale non si può iscrivere al PF 24, quindi si è disposto da solo. Cioè lui li avrà conseguiti, poi si iscriverà al PF 24 dopo aver conseguito la magistrale, a quel punto si iscrive, gli diciamo bravo, ce li hai tutti e 24, fine, e ha l'abilitazione. Però ce l'ha comunque con i tempi burocratici del riconoscergli l'abilitazione. Cioè non credo che possa iscriversi al PF 24 se non è già laureato. Può farseli riconoscere dopo che... No, in realtà ci si può iscrivere anche se non si è ancora laureati. Però... Io sono al terzo anno di filosofia e quest'anno già mi mancano due esami da 6 crediti che farò quest'anno per aver conseguito i 24 CFU. Una volta che li avrai conseguiti... Dopo che li avrò conseguiti mi potrò iscrivere. Non mi dopo che oggi li avrai conseguiti, l'anno prossimo il percorso specifico non verrà erogato, almeno stando alle attuali norme, dall'Università di Pavia, però verranno aperte delle finestre di riconoscimento. Quindi una volta conseguiti i 24 CFU, bisogna chiederne il riconoscimento nel momento in cui viene aperta la finestra di riconoscimento. Ok, perché prima però una volta conseguito, una volta dato l'esame. Dell'essere ci si può iscrivere dentro luglio a fare gli esami per i quali... forse ho capito male, ma prima avevo capito che ci si poteva iscrivere al PF 24 se entro luglio del 2022 si completavano gli esami del PF 24. E io di fatto entro luglio completerò gli esami del... Ma tu ce l'hai nel tuo piano di studio, giusto? Sì, 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 sì. Allora tu non ti devi iscrivere al PF 24, semplicemente l'anno prossimo devi chiedere la certificazione. Fine. Ah, ok, va bene. Cioè chiunque abbia questo esame nel suo piano di studio, cioè chiunque faccia filosofia, ad esempio, filosofia praticamente tutti gli esami del PF 24 nel piano di studio. Esatto, sì, sì, sì. Quindi allora non serve iscriversi al PF 24 erogato specificamente dall'Università di Pavia, okay. Mm-hmm. Ma serve chiedere il riconoscimento. Va bene. Quest'anno si chiede il riconoscimento effettivamente iscrivendosi al percorso specifico PF 24 perché la procedura è fatta così. Okay. L'anno prossimo invece il riconoscimento verrà chiesto tramite una procedura diversa perché il percorso specifico non verrà erogato. Gli esami e poi mi muovo per capire quando appunto richiedere esatto, questo riconoscimento. Esatto, comunque l'importante è prima conseguire gli esami, poi chiedere la certificazione se sono in piano di studio. Grazie mille. Dunque, ecco, su questo penso che sicuramente sul sito del PF 24 dell'Ateneo ci sarà la specifica per questo caso particolare, perché poi non so quanti siano poi quelli che conseguono direttamente i 24 crediti nell'ambito del corso, ma sicuramente metteremo
un... Sì. Almeno una cinquantina di studenti per anno, secondo me sì. Però sì, magari siamo nell'ultima domanda. Sì, anche questo il punto 4 del bando spiega le modalità di riconoscimento, va compilato il questionario PF24 2021 e ovviamente gli esami devono essere verbalizzati entro il 15 luglio e se no, giustamente come avete detto, se non ti iscrivi a quell'edizione di quest'anno o comunque non riesci a farti verbalizzare tutti i voti entro il 15 luglio, devi andare alla finestra dell'anno prossimo. Quindi queste due modalità, o quest'anno tramite il percorso PF24 o l'anno prossimo tramite la finestra, se ho capito bene, però leggendo anche il bando al volo mi pare di interpretare così. E l'ultima domanda di Matteo Costa. Buonasera, il riconoscimento del PF24 può essere richiesto anche prima del conseguimento della laurea magistrale o questo è un requisito necessario? E in caso affermativo, se mancasse solamente un esame da sostenere, sarebbe possibile accelerare le modalità di riconoscimento in modo da non ricadere nelle nuove direttive ministeriali? Allora, si possono, cioè il riconoscimento si può chiedere prima, sull'accelerazione per ora no. Dipenderà un po' da quelli che saranno i decreti attuativi e da cosa l'università deciderà di fare per far fronte appunto ai decreti, però... Penso che appunto speriamo che i decreti attuativi probabilmente non riguarderanno le nostre corti, nel senso che riguarderanno le persone che... verranno immesse nel mondo del lavoro dopo di noi, si spera. Sì, poi devo dire che ultimamente appunto molti bandi di concorso nel concorsone non hanno coperto tutti i posti, quindi mi sembra difficile che il Ministero si metta un po' a cavillare quando ha delle cattedre scoperte e delle persone che magari per 3 mesi non riescono a... Penso che ci sarà, c'è sempre un periodo transitorio, ragazzi, quindi mi sembrerebbe difficile che esce il decreto attuativo e 48 ore dopo tutti quelli che stavano un po' nel limbo rimangano sospesi. Non è neanche interesse della del mondo della scuola, perché significa che comunque i nuovi del PF60 ce l'hai dopo 3 anni. Un percorso tutto da costruire e nel frattempo hai persone che hanno acquisito le competenze con il percorso formativo 24 precedente, non è che puoi dire che quello non vale più perché non è qualificante, l'hai inventato tu, quindi sarebbe molto strano se nel frattempo chi ha quei requisiti non potesse andare a concorso. Poi strano, si può sempre pensare che anche le cose strane accadono, però cioè, non è logico. Ripeto, abbiamo mandato a insegnare nella scuola tutti quelli che erano nelle graduatorie ad esaurimento di 15 anni prima e c'era gente che aveva fatto 2 supplenze a scuola. Quindi adesso, insomma, voi avete ben altra preparazione, mi sembrerebbe impresentabile come cosa. Se volevo solo far vedere sempre la domanda di prima che nell'ambito della compilazione, oddio, sto smontando il microfono, nell'ambito della compilazione qui in questionario PF24 c'è proprio la possibilità di indicare quali esami sono già stati conseguiti e quali invece verranno conseguiti entro il 15 luglio, quindi se sono già inseriti il piano carriera vanno evidentemente già assegnati al questionario con la specifica che verranno, non sono stati conseguiti e verranno conseguiti. In questo modo ti consente il corretto riconoscimento ai fini del conseguimento della certificazione PF24. Questo è proprio, insomma, la slide del questionario PF24. Le domande sono finite, almeno se qua non ce ne sono altre. Chiudi tu, Virginia. Abbiamo finito. In aula non ci sono altre domande, no? Ok. Ok. Grazie che è arrivato fino alla fine. Insomma, è stata una bella occasione per approfondire questo argomento su cui abbiamo ricevuto Valentina, veramente... Scusa, Valentina, arriva adesso, Valentina ci chiede, i posti sono limitati per il PF24? No, non sono limitati. Sono illimitati, allora. Illimitati. Grazie. E, insomma, è stata una bella occasione appunto per approfondire questo tema su cui veramente ci avete scritto in tantissimi e su cui c'è ancora moltissima confusione di solito fra le studentesse e gli studenti. Comunque, qualunque altra domanda, ripeto, se ci sono quesiti o altre cose strane, poi giro in ogni caso ai colleghi della commissione e cerchiamo di rispondere anche a queste FAQ, perché
poi uno si scervella a pensare a che cosa altro è che potrebbe dire, però finché non ti arriva la domanda, anche perché spesso alcune sono, diciamo, più banali, altre magari ti danno una situazione un po' inedita, però a quel punto si prende una decisione e poi si dà una risposta ufficiale. Quindi anche se a mezzanotte, questa cosa della mezzanotte mette un po' angoscia, però insomma anche se c'è questa scadenza specifica, ma se avete ancora un percorso di qualche mese davanti per l'università, insomma, o di un anno per decidere se volete scegliere questa cosa, cioè, c'è tempo comunque di mandare anche informalmente una mail alla commissione, al PF24, e sottoporre un po' di domande o tramite i vostri rappresentanti stessi, insomma, ma insomma, siamo lì cercando di farlo apposta. E speriamo adesso che veramente si possa anche inserire parte della pratica dei tirocini. Il problema è che finché non ci sono i decreti attuativi non abbiamo mica capito cosa che viene riconosciuto e che cosa no, quindi... Sì, comunque appunto... Speriamo che i decreti attuativi arrivino presto, probabilmente arriveranno forse entro la fine del 2021 e niente, vediamo quello che succederà in futuro. Allora io ringrazio tutte le relatrici, la professoressa Cosella, la professoressa Rizzo e la dottoressa Pascarella, ringrazio anche l'FLC e ringrazio anche il segretario generale dell'FLC Pavia, Francesco Lucente, anche per averci fatto la tramite con l'FLC nazionale. Va bene. Vediamo uno schermo nero, Francesco, ma insomma, sì, non so perché, ma ti salutiamo. Va bene, grazie mille a tutti, anche a chi ha partecipato, chi ha posto domande. Grazie.